E ciao a tutti amici acquariofili, vi do il benvenuto in questo nuovo video di Philos Aquarium. Come state? Spero bene, spero che i vostri pesci stiano in piena forma. Quest'oggi, come potete tranquillamente vedere dal titolo e dalle riprese, torneremo a parlare di pesci rossi. Guardate che belli sono questi pesci, sono degli Oranda testa di leone. Con queste teste pronunciate e queste pinne lunghe, sono tra i pesci più amati e allevati nelle nostre case. Ma oggi gli Oranda mi accompagneranno solo nella spiegazione, perché infatti parleremo di pesci rossi in generale, sia eteromorfi che omeomorfi. Per imparare la differenza tra eteromorfi e omeomorfi, andate a visitare la playlist sull'allevamento del pesce rosso, lì ne parlo parecchio. L'argomento di oggi è molto importante, l'ho fatto per i pesci in generale, ma è importante farlo anche per i pesci rossi. Come e cosa dobbiamo guardare per capire se il nostro pesce è sano o meno? Questo è molto importante, soprattutto per quando andiamo a acquistare nuovi pesci. È importante distinguere un pesce sano da uno malato o da uno presumibilmente malato, così da non arrivare a casa e avere brutte sorprese, che quindi possono portare a sintomi di malattie dopo qualche giorno, infezioni generali in acquario, ma la situazione più grave è quella della morte del pesce dopo qualche giorno. I pesci non sono come oggetti e di conseguenza non esiste una garanzia per questi animali. Quindi se andiamo in negozio e diciamo che il nostro pesce è morto, non ce ne ridanno uno nuovo. Quindi è molto importante la scelta iniziale. Il consiglio che dà la maggior parte delle persone è quello di chiedere al negoziante sul momento di nutrire i pesci, così da vedere quelli più attivi, quelli meno attivi e così via. Però diciamocelo, non possiamo andare a rompere le scatole al negoziante che magari è appena andato a mangiare i pesci. Quindi troviamo un piano B. Ma non c'è da preoccuparsi, c'è un piano B, c'è un piano C, c'è un piano D, e ne abbiamo di modi per vedere se i pesci sono sani. Intanto, salvo questo consiglio che, certo, se possibile dar da mangiare i pesci sul momento, ben venga. Però, nel caso non fosse possibile, troviamo altri modi per capire la salute dei pesci. Allora, intanto bisogna guardare come nuota. Tutti quelli che mi scrivono delle mail che hanno dei problemi con dei pesci, magari con delle semplici infezioni alla vescica natatoria o con dei problemi vari, io chiedo sempre un video del pesce perché voglio vedere come nuota. Le caratteristiche principali del nuoto di un pesce rosso sano è che sia regolare e continuo. Quindi che non si posi sul fondo ogni tanto, che quindi non inizi a fare scatti bruschi tutto in un tratto, che soprattutto non si gratti contro gli elementi d'arredo, contro le pareti dell'acquario. Caratteristica invece che vi dirò adesso è che il pesce rosso deve nuotare dritto, deve andare dritto. La coda non deve mai essere troppo alta rispetto alla linea di nuoto. Questa caratteristica però varia in base a pesci rossi omeomorfi e pesci rossi eteromorfi. Questo perché nel caso dei pesci rossi eteromorfi, quindi gli Oranda, come questi che state vedendo, è più facile vederli che nuotano fuori dalla linea di nuoto, come vi ho specificato prima, con la coda alta rispetto alla linea, perché sono più cicciotti, sono più goffi nel nuotare e così via. Quindi questo non vuol dire, parlando di pesci rossi eteromorfi, che se nuota con la coda leggermente alta rispetto alla linea di nuoto voglia dire che abbia qualche problema. Se invece lo vediamo nei pesci rossi omeomorfi, è sicuramente sintomo di problema interno. Collegato al nuoto, una caratteristica un po' più difficile da notare, però voglio accennarvela, è il temperamento. Allora, sicuramente un pesce sano è sempre in cerca di cibo. Quando vediamo quei pesci rossi che stuzzicano le pareti del vetro o che setacciano la sabbia con la bocca in cerca di cibo, quello è sicuramente il sintomo di salute. E un pesce invece abbastanza letargico, che non si spreca neanche a cercare cibo, è sicuramente un pesce pigro, ma soprattutto un pesce stressato. I pesci stressati non hanno il comportamento di un pesce sano e di conseguenza, se vediamo un pesce stressato, sappiamo che ha un apporto di difese immunitarie più basse rispetto a un pesce sano e di conseguenza, se lo portiamo a casa, è più facile che contragga delle malattie. Caratteristica invece importantissima da guardare sono le scaglie. Le scaglie dei pesci ci dicono tantissimo sul loro stato di salute. A occhio devono essere assolutamente lucide e con l'aiuto di una luce, che se naturale o artificiale, possiamo tranquillamente vedere che devono riflettere la luce. Adesso vi spiego perché. Tutti i pesci sono a sangue freddo e tutti i pesci hanno come pellicola sulle scaglie una sostanza detta mucosa.
Questa mucosa è quello che rende i pesci freddi e scivolosi. Ma a che cosa serve questa mucosa? Beh, questa mucosa è una barriera contro le malattie. E quindi, se vediamo pesci che non riflettono la luce, o sono delle particolari varietà, oppure semplicemente hanno una percentuale di mucosa molto bassa e quindi rischiano di contrarre malattie molto facilmente. La perdita di mucosa è causata da stress, ma anche da una maneggiatura scorretta dei pesci. Si viene detto di prendere i pesci con i retini e questo va bene, però molta gente, molti allevatori spostano i pesci con le mani, ma c'è un modo per farlo. Chi non lo sa, prende i pesci così come fossero degli oggetti, li sposta, li prende, li fa. Ecco, il contatto fisico con le nostre mani calde e con il loro corpo freddo rischia proprio di levare questa mucosa, che poi si riformerà, ma ci vorrà, come per tutte le cose, del tempo. Vi rimando al video se siete curiosi di come prendere in mano i pesci in modo corretto senza danneggiare questa mucosa importantissima per la loro sopravvivenza. L'ultima caratteristica importante sono le pinne. Le pinne devono essere intatte, omogenee e senza strane venature rosse o problemi. Non devono essere strappate, devono essere fluide e morbide. Se vediamo pesci con delle venature rosse, sono dei problemi parassitari. Stessa cosa se vediamo delle pinne rigide o pallide. Se le pinne invece sono sfaldate, strappate, questo può indicare anche un problema proprio a livello di qualità dell'acqua. L'ultimissima caratteristica è che, come per la pelle, gli occhi devono essere lucidi. Lucidi e splendenti. Che dire, acquariofili di tutta Italia? Spero veramente che questo video vi possa essere stato utile. Iscrivetevi al canale per essere sempre informati sulle novità, sui post e sui video di Filos Aquarium, ma soprattutto per imparare settimana dopo settimana qualcosa sui pesci.